non sono io. Lo devo tenere più vicino. No, sì, ho tirato un po' via nella descrizione perché non volevo ripetere quello che ho detto l'altra volta, ma ve la riprendo perché alcune domande ritornano un po' su questo tema. Non volevo dare l'impressione che sia un intervento che fra un mese ricominciamo da capo, cui bisogna stare attenti che cade un sasso. E lì c'è un problema che il tratto non è lunghissimo, ma è tutto della stessa composizione geologica. Una parte venne giù 7-10 anni fa, in sinistra idraulica, quello un po' più incombente. Un'altra parte dove sono stati fatti due ponti, forse una quindicina di anni fa, per allontanarsi dalla parete. E prima di fare i ponti, quando la parete incombeva sulla strada che faceva una specie di tornante, sono passati molti anni, hanno messo delle reti. Le reti si inchiodano sulla roccia dura e ci siamo accorti, poi sapevamo che poteva succedere, siccome questo intervento è esattamente più appena sopra, e quindi da questo intervento si vede quello vecchio, che la roccia comincia a sgretolarsi. Questo vuol dire che sono passati 15 anni ed è il primo stratelello, però alla lunga noi ci aspettiamo che anche quelle reti, anche poi dove eravamo adesso, c'erano delle reti. È una soluzione che funziona, tra l'altro ha anche il vantaggio relativamente di costare poco e di essere abbastanza veloce. Pensate alla Gardelletta dove non è stato possibile, sono durati anni, lavori, la progettazione, quindi è una soluzione abbastanza veloce, abbastanza economica, abbastanza flessibile, ma che dura 20 anni. Inoltre, quindi non solo dove avevamo già fatto qualche piccolissimo cedimento, ci fa temere che fra 15 anni potrebbe di nuovo esserci un problema di fronte a un evento estremo, ma ancora più a monte di dove noi stiamo lavorando, dove ancora non c'è nessun segnale, la roccia è più o meno quella. Quindi l'idea della galleria o un'altra soluzione analoga nasce proprio dal fatto che non possiamo continuare un anno sì, un anno no a grattare la montagna finché ce n'è, perché sennò arriviamo alla folta. La galleria qualcuno aveva chiesto, gode anche un po', o una soluzione simile, gode del fatto che questo problema è in un tratto molto corto. Se tutta la fondovalle da giù a Monghidoro fosse così, non facciamo una galleria di 40 km. Siccome però il tratto critico è meno di 1 km, così come un mezzo chilometro è stato risolto con i due ponti allontanandosi, possiamo pensare ad un'opera che, per quanto costosa, non è impossibile, che ci permetta di risolvere il problema. Sul sito sì, direi che lo mettiamo su Facebook domattina, perché lo mettiamo il link anche sul sito della città metropolitana. Sì, abbiamo le foto, non ve le riesco a far vedere. Abbiamo fatto le foto col drone che permettono un po' di vedere, adesso purtroppo. Sì, c'è anche. Noi abbiamo fatto il volo a giugno, prima della riunione dell'altra volta, e a settembre, quindi siccome adesso non l'hanno fatto nello stesso punto, però si vede anche un po' la differenza e si vede l'avanzamento dei lavori, volentieri. No, io non avrei.